Benvenuti o bentornati su Fantapolenne e benvenuti in questo video di calciomercato dedicato al Sassuolo e a quello che è stato un colpo di mercato importante sia a livello economico che a livello di roboanza mediatica. Sto parlando di Christian Terstvedt, che è stato acquistato dal Genk, figlio d'arte importante, perché il padre di Christian è Erik Terstvedt, che è stato il miglior portiere della storia del calcio norvegese ed è anche il primatista per numero di presenze in nazionale, quindi un figlio d'arte in patria molto, molto importante. Giocatore che arriva appunto dal Genk. In questo video vi vado a dire chi è Terstvedt, con che formula è arrivato al Sassuolo, le cifre dell'affare, che contratto ha firmato il ragazzo. Vi vado a dire quali sono le caratteristiche tecniche del giocatore, ma soprattutto le caratteristiche tattiche, quindi dove può giocare nello schieramento del Sassuolo e che contributo può dare al Sassuolo se è arrivato per sostituire qualcuno dei partenti, se invece è un giocatore che farà parte della rosa, se si integrerà bene nel campionato italiano, insomma tutta una serie di considerazioni che dovrò fare sul giocatore e poi darò un voto all'operazione da parte del Sassuolo, un voto numerico che va a sintetizzare tutto il mio pensiero, e una chicca fantacalcistica per gli amanti di questo gioco. Allora, iniziamo con la formula. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Genk, appunto, e il Sassuolo ha pagato la clausola, banalmente. Quindi, cioè, il Genk è stato completamente bypassato nella trattativa, nella negoziazione, perché il giocatore aveva una clausola rescissoria firmata 2 anni fa, quando il giocatore si è trasferito dal Viking al Genk. Clausola rescissoria fissata a 10 milioni. Il giocatore era stato acquistato dal Genk per 1,5 milioni. Quindi era stata messa una clausola rescissoria che era il decuplo praticamente del costo d'acquisto. Il Sassuolo ha pagato la clausola, quindi il giocatore arriva a titolo definitivo per 10 milioni netti, proprio senza bonus, proprio 10 milioni cash. E il giocatore ha firmato con il Sassuolo un contratto quinquennale che lo lega alla società neroverde fino al 30 giugno 2027. Andiamo a parlare del giocatore. Allora, è un classe 99, quindi è un giocatore molto giovane, o comunque abbastanza giovane, va per i 23 anni. È un giocatore molto forte fisicamente, ha una stazza importante più che essere molto forte fisicamente. È un giocatore di 1,90 m che ha delle gambe soprattutto molto, molto forti, cioè un giocatore che resiste bene ai contrasti. Poi a livello di fisicità, ad esempio nel gioco aereo, non è un fortissimo, però quando ha la palla tra i piedi ha le gambe molto resistenti. Per farvi un esempio, per farvi capire il tipo di giocatore, un po' come era Nainggolan, cioè Nainggolan era ben piazzato fisicamente, però dico, Nainggolan gliela levavi la palla dai piedi, cioè doveva perderla lui, doveva perdere il controllo, perché se andavi a contrasto, gamba contro gamba, col pallone nel mezzo, vinceva Nainggolan, c'era verso. Ecco, Terstvedt è un giocatore simile sotto questo punto di vista, cioè un giocatore che è forte di gambe, e quindi è un giocatore che resiste ai contrasti quando ha il possesso del pallone. Al Genk ha giocato prevalentemente mezzala nel centrocampo a 3, è mancino di piede e ha questa peculiarità di preferire giocare sul centro-destra, cioè quindi ha una mezzala pura, non può giocare mediano, ad esempio, perché è un giocatore che predilige la fase offensiva. Difensivamente dovrà migliorare molto e sarà probabilmente il suo principale problema qui in Italia, dove tutti i giocatori che giocano a centrocampo devono saper fare entrambe le fasi e devono essere predisposti sia alla fase offensiva che alla fase difensiva. Ecco, Terstvedt è un giocatore abituato solo ed esclusivamente alla fase offensiva, quindi dovrà essere ben addestrato da Dionisi alla fase difensiva. È un giocatore che è mancino di piede, nel senso che con il piede destro è veramente scarso, cioè nel senso si sta parlando di un giocatore che con il destro tutt'al più può passarla a un compagno a 5 metri, di più fa veramente fatica. Però preferisce giocare sul centro-destra perché è un giocatore a cui piace accentrarsi sul proprio piede, perché ha un buon tiro da fuori area e perché è un giocatore che ha degli eccezionali tempi di inserimento, cioè si inserisce bene in area di rigore e ha questa dote di leggere la pericolosità dell'azione. Ricorda molto nel nostro campionato, per questa dote, Mario Pasalic, giocatore dell'Atalanta che è il leader del nostro campionato nel fare gol apparentemente facili, un giocatore che segna quasi sempre a porta vuota su deviazione, tap-in, cose così, perché
perché intuisce prima dove andrà il pallone. Ecco, Thirstbet ha questa capacità di lettura, quindi ha questi tempi di inserimento che sono perfetti perché va nel punto dell'area di rigore dove il pallone andrà e dove lui potrà colpire indisturbato verso la porta. Questa capacità qua, che è una capacità importante per una mezzala offensiva, quindi è un giocatore che avendo queste capacità non può che far bene in fase offensiva nel nostro campionato, dove la capacità di lettura è la qualità forse principale per quel tipo di ruolo. È un giocatore che non è velocissimo. Non ha uno scatto importante o una cavalcata importante, però, come dicevo prima, compensa con la resistenza delle gambe, quindi magari non semina l'avversario, ma lo domina fisicamente nella progressione. Quindi compensa, diciamo, la non eccezionale velocità con questa forza delle gambe. È un giocatore che al Genk, come dicevo prima, giocava mezzala. Lì al Genk è stato paragonato, e qui si parla di paragone molto importante, a un altro giocatore che lì al Genk c'è passato ed era un giocatore forte al Genk, ed è arrivato in Italia, è diventato forse il più forte in Italia, ossia Milinkovic-Savic. È stato paragonato a Milinkovic perché? Perché gioca nello stesso ruolo, mezzala destra, Milinkovic è destro di piede, Thorsvet è mancino, però giocava nello stesso ruolo perché è di stazza imponente come era Milinkovic all'epoca, ora è diventato un armadio, è veramente enorme. Però già all'epoca, insomma, era un giocatore ben piazzato fisicamente, Thorsvet uguale, ed è un giocatore che dà le stesse sensazioni di diventare un giocatore importante. Allora, io penso che con Milinkovic non c'entri niente, vi dico la verità, cioè nel senso magari lo può ricordare per la carriera, no? Perché appunto va al Genk e poi viene in Italia, giocatore stesso ruolo, però come caratteristiche non c'entra. Milinkovic ha una tecnica, cioè sembra un giocatore di futsal, perché controlla la palla con la suola, è un giocatore che dà fermo, ha una sicurezza di sé, l'ha maturata negli anni assolutamente, però è un giocatore diverso, poi è un giocatore forte di testa. Milinkovic è fortissimo di testa anche in fase offensiva. È un giocatore molto più dinamico. Thorstvedt è un giocatore più tattico rispetto a Milinkovic. Milinkovic è un dominante tecnico e fisico. Thorstvedt è un giocatore più tattico che tecnicamente deve migliorare col piede destro assolutamente, perché in Serie A con un piede solo non ci puoi giocare, a meno che quel tuo piede non sia quello di Mihajlovic, perché altrimenti fai fatica a giocare con un piede solo, sei prevedibile nei movimenti, quindi devi veramente essere o fortissimo con il piede forte oppure discreto anche con il piede debole, quindi deve migliorare in uno dei due o in entrambi. Però è un giocatore che io vedo bene nei movimenti senza palla, perché è intelligente. Quindi io vedo bene quando non possiede il possesso della palla, non quando ce lo ha, perché quando ce lo ha, secondo me, può andare in difficoltà nel nostro campionato, perché appunto non è velocissimo e ha un piede solo. Il vero dubbio che io mi porto su questo giocatore è il ruolo, perché il Sassuolo è da vedere se il prossimo anno giocherà nuovamente con il 4-2-3-1 di De Zerbiana memoria, che Dionisi ha deciso di portare avanti, oppure se a seguito di cessioni e compagnia cantante deciderà di passare al 4-3-3. Perché il Sassuolo, parliamoci chiaramente, non ha un trequartista. L'unico che aveva in rosa era Juricic, che è stato svincolato. Quindi il Sassuolo, non avendo un trequartista, può tranquillamente giocare con il 4-3-3, oppure, secondo me, che è la cosa migliore, giocare con un 4-4-2 molto offensivo, con Berardi a tutta fascia, perché Berardi ha maturato molto la fase difensiva e avendo preso Julian Alvarez, scusate, Augustin Alvarez, Julian è quello forte, è andato in Inghilterra, Augustin Alvarez e Raspadori, può giocare con la coppia. Però lì dipenderà molto da cosa succederà a Raspadori, da cosa succederà a Traoré, da cosa succederà a Frattesi, sono tutti giocatori a rischio cessione, ecco, nel Sassuolo, quindi il ruolo di Thirstbett e il modulo che imposterà il Sassuolo dipenderà molto dal proseguo del campionato. Quindi, per fare chiarezza, se il Sassuolo dovesse confermare il 4-2-3-1, io Thirstbett lo vedo bene come trequartista, perché è un giocatore che tra le linee, vista la capacità di movimento senza palla, potrebbe fare molto bene, però ha il difetto di non avere il filtrante. Cioè, è un giocatore che per essere schierato trequartista dovrebbe migliorare molto nell'assist, perché
perché nella fase di assist è un po' scadente, perché è un giocatore non rapido nella giocata, è uno che tende a toccare il pallone 3 o 4 volte prima di scaricarlo, quindi come trequartista rischi di essere anticipato dai difensori a difesa alta, a marcatura, a uomo del nostro campionato. Però come mediano a 2, nel 4-2-3-1, io Trezeguet non lo vedo bene, vi dico la verità, cioè io ho letto che alcuni siti, insomma, dicono che sarà l'erede di Frattesi che dovrebbe andare via. A parte Frattesi, penso non andrà più via perché l'unica squadra che sembrava disposta a pagare la cifra che chiedeva il Sassuolo era la Roma. Ma avendo preso Matic e Wijnaldum, io penso sinceramente Frattesi non c'è ancora Cristante. Penso che Frattesi non faccia più parte dei giocatori visionati dalla Roma. Quindi, se rimane Frattesi, Maxime Lopez è intoccabile, io sinceramente non penso che Trezeguet possa giocare titolare al postino di 2, ma comunque non ce lo vedrei bene in una mediana a 2, perché per giocare in una mediana a 2 devi essere ultra dinamico e devi essere molto bravo in fase di ripiego, cosa che Trezeguet al momento non è. E se invece il Sassuolo dovesse passare al centrocampo a 3, a prescindere che poi sarà un 4-3-2-1, un 4-3-1-2, un 4-3-3, quello che sarà davanti, perché lì poi dipenderà da chi andrà via di quelli davanti, come verranno impostati, però comunque un centrocampo a 3. Allora, Trezeguet io come mezzala lo vedo molto bene, quindi un Maxime Lopez mediano, Frattesi mezzala destra, Trezeguet mezzala sinistra, per quanto lui abbia sempre giocato a destra, non me ne frega un cazzo, gioca a sinistra, perché Frattesi è più bravo a destra e gerarchicamente ovviamente è superiore, e è un centrocampo gradevole, un centrocampo di giocatori giovani, di giocatori, come si può dire, intraprendenti, che sanno fare tutti e tre palleggio e inserimento in area di rigore. Quindi può diventare il gioco offensivo del Sassuolo, pur sacrificando un giocatore offensivo, cioè un trequartista, in favore di una mezzala, potrebbe giovarne perché appunto avresti tre giocatori che quando accerchi l'avversario intorno alla sua area di rigore sono bravi, perché Trezeguet, Frattesi e Maxime Lopez sono bravi al limite dell'area, per cui lo vedrei bene in un centrocampo a tre. Non so se il Sassuolo ha intenzione di passare al centrocampo a 3 oppure se vuole confermare il 4-2-3-1. La cessione di Djuric, cioè l'acquisto di Trezeguet, mi fanno pensare che forse il Sassuolo vuole passare al 4-3-3, che tra l'altro, parentesi, secondo me andrebbe a favorire anche Traoré, perché Traoré è una mezzala straordinaria, ma quando viene schierato esterno d'attacco si perde un po'. Poi è talmente bravo che fa bene anche lì, però è un giocatore che renderebbe molto di più come mezzala sinistra, come giocava Empoli, renderebbe molto di più lì. Quindi, secondo me, il centrocampo a 3 metterebbe a suo agio Trezeguet, metterebbe a suo agio Traoré, metterebbe a suo agio Frattesi, che come mezzala anche lui ne gioverebbe, e dovresti riuscire a trovare poi un inquadramento del reparto offensivo. Ma se tu giochi con Raspadori, Berardi sottopunta e Alvarez centravanti, hai trovato, secondo me, la quadra. Quindi io vedo bene un Sassuolo ad albero di Natale che permetterebbe a Trezeguet di avere il suo ruolo ideale, ma anche a Traoré di avere il suo ruolo ideale, ma secondo me anche Raspadori. Quindi insomma migliorerebbero un po' tutti. Questo almeno è il mio pensiero. Quindi bisognerà vedere il proseguo del mercato, chi saluterà Sassuolo, chi arriverà e quale modulo avrà intenzione di schierare Dionisi la prossima stagione, però ecco, io Trezeguet lo vedo bene come mezzala, sia come mediano che come trequartista lo vedo in difficoltà, per motivi diversi, ve l'ho detto, perché non è bravo nell'assist nel caso del trequartista e perché è poco bravo, anzi no, è scarso proprio al momento in fase di ripiego come mediano, quindi è un giocatore che ha le qualità per giocare in mezzala, per poter essere adattato in altri ruoli bisogna lavorarci e quindi è un giocatore che eventualmente potrebbe iniziare a giocare fra qualche mese, magari dopo il mondiale, ecco, puoi sfruttare la sosta per allenarlo in quella condizione lì di tattica diversa da quella a cui è abituato. E quindi voto all'operazione del Sassuolo, do un 6 e mezzo. Do un 6 e mezzo perché tutto sommato Trezeguet è un giocatore valido, un giocatore che può fare bene, però secondo me è considerato fin troppo forte, cioè nel senso è stato considerato, l'ho letto un po', un colpo clamoroso nel Sassuolo, andiamoci piano, è vero che dal Genk vengano fuori 3-4 fenomeni l'anno, che è forse una delle squadre con lo scouting migliore d'Europa, è vero che il giocatore io lo considero valido, cioè se voi andate a pescare uno dei miei primi video su questo canale l'anno scorso, quando facevo i fantamercati, io Trezeguet l'avevo inserito nell'Udinese come vice De Paul, come post De Paul.
Cioè, avevo ceduto De Paul all'Udinese, avevo preso Torstvedt come sostituto di De Paul, quindi cioè, un giocatore che io valuto bene, lo valutavo bene già l'anno scorso. Però nell'ottica Sassuolo non lo vedo così centrato. Ecco, secondo me non era il giocatore giusto per il Sassuolo. Lo avesse preso, per farvi capire, una Fiorentina, o lo avesse preso che ne so io, un Bologna, vi avrei detto grande colpo, o mi avrei dato un voto di più. Nel Sassuolo, avendo un'identità di gioco particolare dove Torstvedt non ce lo vedo benissimo, c'è bisogno di addestrarlo oppure di cambiare identità, proprio modulo e mettere maggiormente a suo agio il norvegese. Questo un po'. Quindi io 6,5 lo do perché comunque è un giocatore che secondo me può fare bene. Però è costato, cioè non è che Sassuolo l'ha preso a 3 milioni e mezzo, cioè è costato tanti soldi e probabilmente ci rientrerà di questo investimento. Il contratto quinquennale tutela molto il Sassuolo, però non è questo colpo eccezionale che secondo me è stato descritto da molti addetti ai lavori, che ovviamente ci apriranno più di me, quindi avrò torto io, ma io dico la mia sul canale. Chicca fantacalcistica, allora Torstvedt secondo me non sarà titolare almeno nei primi 3 mesi, quindi secondo me non è da prendere. Se avete bisogno di un titolare, potete provare a prenderlo magari in coppia con Frattesi o con Maxim Lopez per tutelarvi un po'. Però attenzione, il Sassuolo c'ha anche Enrique e Arruy in quella zona di campo, quindi il rischio che Torstvedt sia anche una quarta scelta c'è. È da vedere se Dionisi lo vede più come nella zona della mediana o se lo vede più nella zona della tre quarti. È da vedere dove lo inquadra l'allenatore. Torstvedt per me è un giocatore che non giocherà tanto quest'anno e se dovesse giocare sarebbe comunque una scommessa, perché è un giocatore che al Genk segnava 6-7 gol la stagione di media, battendo le punizioni senza battere i rigori e faceva 2-3 assist. Questi erano i suoi numeri laggiù. No, per farvi capire, Malinowski laggiù ne faceva 15 di gol. E Malinowski ci giocava 3 anni fa lì, non 15. Quindi, secondo me, è un giocatore che non porterà grandissimi bonus, che avrà bisogno di tanto tempo per ambientarsi. Potrebbe essere un colpo intelligente da fare nell'asta di riparazione di gennaio. Allora, lì, secondo me, potrebbe essere un colpo intelligente perché si sarà ambientato al Sassuolo e comincerà a prendere spazio. Però nell'asta estiva rischia di essere un giocatore che vi dà anche poche garanzie di titolarità. Quindi è un ottavo slot nell'asta estiva, è un ottavo slot, ma dovete avere titolari davanti, non dovete avere scommesse o coppie perché Torstvedt è rischioso. Mentre invece nell'asta invernale può essere una scommessa interessante low cost perché arriverà da un brutto girone d'andata, secondo me, e può essere una scommessa interessante per il girone di ritorno. Queste sono le mie considerazioni su Christian Torstvedt e sull'acquisto che ha messo a segno il Sassuolo. Vi invito a scrivere nei commenti il vostro pensiero, che sia discordante dal mio o meno, insomma, voglio sapere il vostro parere e confrontarmi con voi. Iscrivetevi al canale per supportarmi, per avere altri contenuti, chiedete altri contenuti se volete sapere la mia opinione su qualcos'altro, insomma. Scrivete, cioè, comunicazione, ecco, voglio comunicazione con l'utenza. Ci vediamo ai prossimi video dedicati agli altri colpi di mercato della Serie A. Ciao a tutti!